Assessore, grande successo ancora di Fashion in Paper 2011 questa volta e siamo arrivati alla fase della premiazione. Sì, oggi andiamo a premiare gli alunni migliori che hanno partecipato a Fashion in Paper, ma l'obiettivo di fondo è quello di valorizzare il talento di questi ragazzi, delle scuole e di questi percorsi formativi. Riteniamo che sia fondamentale. Questa seconda edizione ha avuto un grande successo perché ha allargato la platea a nuove università, a nuove accademie, a nuove scuole. L'obiettivo è soprattutto quello di mettere in contatto i ragazzi e la formazione con il mondo dell'impresa. Oggi esistono in tutti i settori ragazzi con talento, spesso la vera difficoltà è quella di un collegamento col mondo dell'impresa, col mondo del lavoro. Il nostro obiettivo è per questi ragazzi, ma per tutti coloro che hanno talento e che completano gli studi in modo significativo, di poter avere una prospettiva di lavoro. Questo avviene con un contatto con le aziende che inizi già nel momento formativo. Questo è l'obiettivo. Cercheremo questa iniziativa di portarla avanti anche i prossimi anni, magari lavorando su materiali diversi rispetto alla carta, su materiali nuovi come per esempio la plastica o altri materiali. L'obiettivo è quello appunto di utilizzare questa vetrina per questo tipo di collegamento. Bianca Capello, curatrice di questa mostra di grande successo che è arrivata alla sua prima edizione, l'anno scorso era l'edizione zero. Una valutazione è andata anche oltre le aspettative qualitative e anche di partecipazione delle scuole. Abbiamo avuto un aumento significativo delle scuole partecipanti, quindi da 4 siamo arrivati a 12 scuole, il prossimo anno aumenteranno ancora, e il livello di qualità delle opere presentate è stato eccezionale, non solo dal punto di vista della creatività ma anche proprio della realizzazione materiale, ecco, artigianale. Direttore, questa collaborazione fra la provincia di Milano e Afol Milano è un grande successo. È stato un grande successo Fashion in Paper, una collaborazione proficua con la provincia che ha saputo investire in questo evento e soprattutto nella nostra struttura Afol, in particolare in Afol Moda, che ha creato questo nuovo evento legato da un lato all'antichità del lavoro, perché è un lavoro manuale quello legato alla moda, e dall'altro alla creatività, quindi qualcosa di attualissimo, contestualizzandolo nei problemi del mondo, perché ricordiamoci che Fashion in Paper nasce con l'input dato ai ragazzi di pensare, di creare qualcosa legato al surriscaldamento, alla risoluzione del problema del surriscaldamento. Quindi contestualizzare un problema e un'antica tradizione, che è quella del lavoro manuale, in questo caso creativo e sapiente, è qualcosa che rilancia sicuramente sia Afol che la provincia, proiettandoci non solo nel 2015, questi eventi ci porteranno con diversi materiali fino all'Expo 2015, ma anche per un rilancio futuro di Milano e delle Afol.